Buonasera a tutti. La dottoressa Rossi, presidentessa del Centro Culturale, ci autorizza a cominciare e mi incarica, innanzitutto, dopo aver salutato voi, la dottoressa Cartabia, di ringraziare le autorità presenti, di porgere invece i saluti dell'assessore Anna Veronelli, che ringraziamo per la collaborazione alle attività del Centro Culturale Paolo VI. La dottoressa Veronelli dice che è assente per gravidanza a rischio e ha detto appunto così, facciamo a lei anche gli auguri di dirlo pure, non produciamo evidentemente delle ecografie in video per ovvie ragioni di privacy. Ma gli auguri glieli esprimiamo volentieri, che tutto proceda e si concluda nel modo migliore e più felice. Il ringraziamento va anche al Comune di Como, che ha concesso il suo patrocinio, e alla Biblioteca Comunale di Como, generosa sempre nell'ospitare l'attività del Centro Culturale, come tutte le altre attività culturali che vengono proposte nella nostra città. Il ringraziamento va anche al presidente di Univer Como, Giacomo Castiglioni, e a Clelia Boggia, della Cartoleria Centrale, per aver dato il suo contributo, non solo di idee, alla realizzazione di questa iniziativa. Che io presento, penso e spero, abbastanza velocemente, che si inquadra in questo trentennio del Centro Culturale Paolo VI. Direi che le attività per questo trentennio sono sostanzialmente due. La prima è la pubblicazione di questo testo, Una cultura per l'uomo, mi permetto di dire molto ben curato, che propone una sintesi, a volte integralmente, alcuni interventi e documenta le attività svolte in questi trent'anni. Questo è il tributo a una memoria relativamente breve, relativamente lunga, dipende dalla scala di misura. Giusto tributo anche per chi prosegue o continuerà questa attività. Per evitare però quella che non vuole essere questa scadenza un'autocelebrazione, c'è anche una proposta di questi incontri, di questi tre incontri che, come vedete, toccano tre temi: fede e ragione, il tema uomini e storia dei cristiani perseguitati, il tema della santità e della vita attraverso la figura così significativa proprio negli anni in cui il Centro Culturale è nato, si è sviluppato, di Giovanni Paolo II. Ecco, questi tre incontri propongono tre nodi che sono tre stimoli, tre giudizi, tre aiuti, tre provocazioni per il presente, proprio perché quello che si vuole fare, nello spirito di chi guida e di chi condivide l'esperienza del Centro Culturale Paolo VI, non è una celebrazione dei bei tempi che furono, ma è il tentativo di continuare ad interrogarsi su una realtà che certamente nel tempo non ha perso significato e forza di provocazione. Questo in termini generali. Per quanto riguarda l'incontro di questa sera, il tema fede e ragione è uno di quelli di ampiezza, non diciamo infinita per non essere troppo retorici, ma è uno di quei temi di cui si può tranquillamente dire che accompagnano almeno la storia dell'Occidente dal suo inizio. Ovviamente è un tema in cui si può entrare attraverso molte porte. Il tentativo che faremo questa sera, e ringraziamo la dottoressa e professoressa Marta Cartabia, docente di diritto costituzionale all'Università di Milano Bicocca, è quello di entrare in questo tema non per la porta di una trattazione formale di stampo teologico o filosofico, non che non ci sia anche questa competenza da parte della dottoressa Cartabia, ma ci interessa, e abbiamo chiesto a lei di entrare in questo tema offrendo una sorta di testimonianza, esperienza, raccontando un tentativo che lei fa di vivere questa unità tra fede e ragione. E allora che cosa possiamo chiederle, che cosa le chiediamo? Ecco, lo dico con due brevi citazioni non mie. Chiediamo dunque a lei di raccontarci, come crederà opportuno, a partire dalla sua esperienza, ripeto, e dal suo lavoro professionale, quello che
Giuliano Amato, attualmente presidente dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, dice, suggerisce così. Prendo le parole da una relazione della stessa dottoressa Cartabia in cui vengono sintetizzati gli interventi di tipo giuridico dell'ultimo meeting di Rimini. Gli atti del meeting si intitolano Il cuore desidera cose grandi. Riferendo a un certo punto le parole di Giuliano Amato in uno di questi incontri, dice così, recita così il testo. Nella vita del credente la separazione tra spirituale e temporale non esiste, perché il credente tende a vivere ogni momento, ogni aspetto della sua esistenza sotto l'influenza della dimensione spirituale. Ecco, a lei chiediamo, e questa era la prima citazione, e brevemente poi proporrò la seconda e concludo questa introduzione, questa citazione appunto dice non c'è separazione tra spirituale e temporale, quindi chiediamo a lei di documentare il suo tentativo personale di vivere questa unità. Unità che in maniera convergente, anche se con parole diverse, è espressa, penso che neanche il dottor Amato si offenderebbe se ci sentisse dire con una citazione che il riferimento, che l'autore di questa citazione è persino più autorevole di lui, è Benedetto XVI, che dice così: il contributo dei cristiani è decisivo solo se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà, chiave di giudizio e di trasformazione. Non c'è separazione tra spirituale e temporale. La fede incide se l'intelligenza della fede diventa intelligenza della realtà. Ripeto ancora una volta e davvero chiudo, chiediamo con semplicità la dottoressa Cartabia di aiutarci a declinare sul piano dell'esperienza, del tentativo, questi due giudizi, questa unica preoccupazione. Grazie molte per questo graditissimo invito agli organizzatori, ad Onezio e alla vostra pazienza di dedicare una serata per ascoltare appunto non un approfondimento di carattere teorico, teologico, filosofico su un tema pur impegnativo e decisivo per la nostra epoca, ma semplicemente una storia di un percorso personale, ecco, direi così, un percorso personale che non mi consente certo di offrire formule o ipotesi compiute, ma semplicemente di condividere alcuni passi fatti, alcuni passi in corso, che chissà, forse possono essere di qualche utilità. L'affermazione di Giuliano Amato, nella vita del credente non c'è separazione tra spirituale e temporale, è un'affermazione forte. È un'affermazione forte, condivisibile sicuramente come auspicio, come desiderio, come tensione. È un'affermazione che giudica perché non è detto che la realtà sia così. E non è detto per varie ragioni. La prima è che viviamo in un contesto, non so come sia la realtà di Como, non la conosco, probabilmente un po' meno estrema rispetto alla vita delle grandi metropoli, ma pur sempre figlia di un'epoca in cui invece la separazione tra la fede e la ragione, tra lo spirituale e il temporale, è molto netta. Il contesto in cui siamo muove tutto nella direzione opposta rispetto all'ipotesi su cui ci stiamo confrontando stasera. Muove nel senso di mettere a tacere, di mettere in quarantena tutto ciò che ha un sapore religioso. Per me, che mi occupo di questioni giuridiche, è un tema costante questo.
l'emarginazione, il respingere ai margini della vita pubblica e mettere in chiave strettamente privata tutto ciò che ha un sapore religioso si vede sotto molteplici profili. Un esempio per tutti, visto che c'è stata una vicenda recente, è la questione, per esempio, dei simboli religiosi, sulla quale tornerò perché quella vicenda ha costituito un passaggio anche personalmente per me molto significativo, ma il tentativo di dire l'unica possibilità per una società multiculturale, multireligiosa, multietnica come è la nostra, è quella di avere il muro bianco, il muro ripulito dai simboli religiosi, è un simbolo della nostra epoca. Non è appena una questione di come sono arredate le scuole o le aule scolastiche, è un simbolo, è il simbolo dello spazio pubblico che si sta costruendo e che si vede in moltissimi aspetti. Ci sono tutta una serie di evoluzioni proprio dal punto di vista giuridico dove questo è molto molto evidente. Ma il motivo per cui quell'affermazione non è scontata, non è appena dovuto a un problema di contesto culturale in cui viviamo, che pure ci mette una pressione addosso molto più forte di quella che forse pensiamo noi stessi, di cui ci rendiamo conto. Per quanto mi riguarda, qui mi sposto subito sul livello personale, che è il tono, la tonalità che terrò durante tutta questa breve introduzione, poi casomai approfondiamo i punti che risulteranno interessanti in un dialogo, in una conversazione, è che al di là, o forse proprio per il contesto in cui sono stata educata, sono stata cresciuta, quella spaccatura che si vede a livello macroscopico nelle vicende pubbliche in modo così eclatante oggi nel 2011 è una spaccatura che ha messo un seme profondo nella mia stessa personalità. La mia storia è una storia di una persona cattolica, una storia normalissima come probabilmente quella del 90% di voi, di una persona nata e cresciuta in una famiglia cattolica che ha frequentato i sacramenti, che non ha mai mancato una messa la domenica, ha rispettato tendenzialmente i precetti di Santa Madre Chiesa, anche con un sentimento di religiosità piuttosto marcato, ma con una spaccatura dentro di me, non voluta, non cercata, ma che si è divaricata col passare del tempo, per cui la vita religiosa è la vita religiosa, anche molto intensa, il resto ha le sue leggi, ha le sue regole, magari anche di ispirazione cristiana, una certa serietà, ad esempio, nel lavoro, nella conduzione della vita familiare, l'educazione dei figli, ma qualcosa che ha come una sua autonomia. Questa stessa spaccatura, questa stessa riduzione, riguarda anche l'altra parola che è nel titolo del nostro discorso, cioè fede e ragione, una fede molto moralistica, un po' sentimentale, non tanto quello in me quantomeno, ma molto moralistica. Avrei fatto fatica fino a pochi anni fa a dire cos'è lo specifico della fede se non una serie di valori o una serie di precetti o una serie di regole di comportamento, ma anche una ragione molto limitata, una ragione molto allenata, il lavoro che ho fatto, gli studi che ho fatto, il tipo di impegno, di pressione che metto sul mio lavoro intellettuale sicuramente allena la mia ragione, ma l'allena in un modo molto analitico, razionalista, molto moderno. E da che cosa si vede
almeno personalmente, c'è un sintomo che per me è sempre un sintomo chiaro e inequivocabile di un uso ridotto e tutto sommato mortificante della ragione, che tutto l'acume che uno può avere nella capacità di vedere le cose è sempre un'acutezza contro qualcosa, è sempre una capacità di spezzettare, analizzare e cogliere il punto debole, il difetto, l'elemento mancante, il fattore che desta perplessità, quello che non convince, la macchiolina nera che sempre c'è in qualunque attività umana, in qualunque opera dell'uomo. Ho recentemente sentito un filosofo francese in un incontro di un centro culturale gemello al vostro che parlava della ragione moderna in un termine che, con dei termini che mi ha molto colpito, perché lui diceva la modernità è essenzialmente critica, questa capacità di analizzare criticamente. A quanto le nostre scuole ci abituano a questo, no? Ma è critica e quindi è autocritica, e la sua debolezza sta nel fatto di mancare di contenuti positivi. La modernità rompe con ciò che l'ha preceduto, ma non esiste se non contro. Ditemi se la ragione moderna che noi ci ritroviamo addosso non è qualcosa di questo genere. Allora, quella perfetta unità e fusione di ragione e fede, di spirituale e temporale, che veniva descritta nell'introduzione, non è affatto da prendere come un dato per scontato. E se noi guardiamo dentro la nostra esperienza, io personalmente non posso che vedere che non è così, non è sempre stato così. Molto spesso non è così. E quali sono i frutti di questa spaccatura tra fede e ragione? Ne dico alcuni come mi vengono in mente. Il primo sono personalità divise. Si ha un volto e un discorso per ogni ambiente. C'è la Marta Cartabia professore, c'è la Marta Cartabia che scrive sui giornali, c'è la Marta Cartabia che tiene le relazioni politiche, c'è la Marta Cartabia che ha una vita in casa, eccetera, eccetera. Quasi non ci si accorge, ma si cambia faccia e si cambia atteggiamento. Tanto è vero che quando per caso si mettono insieme degli ambienti diversi c'è un imbarazzo. C'è un altro sintomo molto evidente che è una permeabilità alla mentalità dominante di ciascun ambiente. Senza accorgerci ci adattiamo alle regole del gioco dei vari ambienti in cui viviamo. Difficile avere una personalità, una voce che si contraddistingue per originalità. C'è una facilità all'omologazione perché in fondo ci si appoggia su dei criteri di giudizio che sono quelli dell'ambiente più che i nostri personali. E quando occasionalmente, il terzo sintomo evidentissimo, si è toccati sul vivo, c'è qualche fenomeno che ci urta particolarmente, allora tutto la nostra identità religiosa viene toccata, per esempio un caso come quello del crocifisso, piuttosto che recentemente la vicenda di Luana Englaro, piuttosto che altre questioni pubbliche, altre enormità che stanno capitando nel nostro vivere sociale, la reazione è tendenzialmente ideologica. Si discute,
si giudica, si parla e ci si divide con tutti, ci si contrappone. C'è una certa violenza nell'affermare qualcosa che si ritiene non suscettibile di compromesso. Perché capisco così bene queste cose? Perché sono cose che riconosco nella mia esperienza, che riconosco osservando me stessa e anche guardandomi intorno, vedendo tante persone che come me in buona fede sono cresciute appunto in un'ipotesi di fede cattolica, ma ridotta, e con un uso della ragione magari, ripeto, allenato e curato, ma ridotto. Una fede che è moralismo e sentimentalismo in parte, ma soprattutto moralismo e tanta riduzione della capacità di uso della ragione. Dove e quando mi è capitato di vedere fiorire nella mia esperienza degli spunti nuovi. Il fattore di svolta, e qui mi riallaccio anche alla seconda citazione, quella di Benedetto XVI, che è stata fatta prima, che è stato un inizio di un cammino appena avviato per me, è proprio lo scoprire una natura diversa innanzitutto della fede. Cioè mi soffermerei innanzitutto sulla prima parte di quella frase di Benedetto XVI, intelligenza della fede. Non è scontato dire che la fede è un'intelligenza. Per me era una frase incomprensibile fino a non molto tempo fa. Cioè, esperienzialmente, quella frase, l'esperienza della fede diventa intelligenza della realtà, non è un programma culturale di un credente. Non è uno slogan che riassume se credi devi avere un'intelligenza della realtà. Ma è qualcosa che ha dentro in sé una rivoluzione, innanzitutto nella prima parte, cioè che la fede è un'intelligenza, cioè un fatto di uso della ragione. In che senso di uso della ragione? Semplicemente e puramente il riconoscimento di una presenza che corrisponde come nessun'altra cosa al mondo. Questa frase io l'ho sentita dire migliaia di volte, ma è quando incomincia ad avere un contenuto reale, quando quella presenza incomincia, come dice il volantone di Comunione e Liberazione della prossima Pasqua, quel riconoscimento di una presenza incomincia ad essere un volto che viene avanti nella tua vita, delle mani che vengono avanti e che tu impari a riconoscere una volta, due volte, tre volte, sempre più frequentemente, è quel tipo di cambiamento che quasi senza accorgerti risana quella frattura fede e ragione che nessuno sforzo, nessuna volontà, nessun tentativo di sutura individuale potrebbe risanare. Non so se riesco a spiegarmi, ma è questo il punto nella mia vita in assoluto più rivoluzionario nel rapporto fede-ragione, cioè che la fede è un fatto di ragione. Non un fatto di speculazione, ma un fatto di ragione, di riconoscere qualcosa che c'è e che è diverso da qualunque altra cosa capitata nella vita. Perché è da lì che personalmente, e senza che diventasse un programma di azione o di lavoro per me, è iniziata una trasformazione della mia persona che poi dà frutti nel modo con cui tratto la realtà, vedo la realtà,
faccio le cose di sempre, il lavoro culturale, il lavoro in aula, il lavoro accademico, il lavoro in famiglia, ma è quasi una sorpresa che non nasce appunto da un programma specifico, ma nasce essenzialmente da un io che è trasformato da questa continua sorpresa di qualcosa che uno sa che c'è, ma riconoscerlo presente è tutta un'altra cosa. Vi faccio soltanto due esempi che riguardano il mio ambito professionale. Si potrebbero dire delle cose anche rispetto ad altri ambiti, a partire da quello familiare, che sicuramente non è indifferente, ma li lasciamo eventualmente poi alla conversazione. E le due cose che vi vorrei dire sono queste. Che questo cambiamento, proprio nel vivere la fede, come primissimo frutto, con mia grande sorpresa, ha coinciso con un inizio di fecondità nel mio lavoro, diciamo così, di studio e culturale, che non avevo più conosciuto da molto tempo. La mia storia professionale è una storia strana, perché io ho studiato giurisprudenza un po' per sbaglio e non mi è mai piaciuta veramente, fino a che a un certo punto ho incontrato alcuni personaggi particolarmente significativi e particolarmente seducenti nel loro modo di fare questo lavoro, che mi hanno riconciliato con un percorso di studi che non sentivo fino in fondo corrispondente. Mi hanno fatto scoprire un volto di quell'aspetto dell'aspetto dei miei studi che alla fine mi ha fatto persino decidere di dedicare la vita a questa cosa, perché fare il professore universitario vuol dire che poi quel tipo di lavoro ce l'hai per le mani sempre. Ma come tante altre cose della vita, anche quel fascino è sfiorito molto presto. E dopo aver avuto una carriera tutto sommato abbastanza veloce e brillante, aver avuto una passione per gli studi anche abbastanza tecnici che mi riguardavano, una volta che sono nati i figli, eccetera, che tante tappe di carriera erano state, come dire, già percorse, dominava una grande noia essenzialmente nel mio lavoro di studio. Certo, facevo cose perché mi venivano richieste, scrivi un articolo, fai questo, fai quell'altro, ma è come se tutto mi fosse abbastanza estraneo. Io non so spiegarvelo logicamente perché, ma posso assicurarvi che quella scoperta della fede come un'altra cosa, come qualcosa che io riconosco nelle mie giornate, ha coinciso con una ripresa del mio lavoro, del mio studio, con una creatività la cui origine, la cui sorgente, io posso dire solo ed esclusivamente che è proprio questo mio io cambiato. Una vicenda abbastanza significativa è questa cosa, per esempio, del crocifisso, o comunque di questi temi molto esposti. Io per anni li ho evitati accuratamente. È vero anche che erano anni in cui forse erano meno sotto i riflettori delle questioni così delicate. Negli ultimi anni sono diventate proprio questo tipo di problematiche le più controverse, dove più ci sono i nodi culturali della nostra epoca, tutto il lavoro sui diritti umani, sulla libertà religiosa, adesso sulla non discriminazione negli ultimi tempi, sempre di più, sono diventati il terreno per me più stimolante e più gustoso, perché
non mi mancano gli attrezzi per affrontarli. Io non lo so se arrivo a dire qualcosa di giusto o meno giusto, ma non mi fa paura trovarmi in mezzo alle questioni più difficili e più controverse dal punto di vista culturale che il mondo del diritto in questo momento ha, che sono appunto dall'eutanasia all'obiezione di coscienza, cosa vuol dire esattamente non discriminazione, libertà religiosa, eccetera, eccetera. E il lavoro che ho fatto insieme ad altri colleghi nell'ombra, perché non sono comparsa assolutamente in questa vicenda del crocifisso delle aule italiane, è stato entusiasmante, perché se voi avete seguito un po' anche quello che dicono i giornali o comunque questa vicenda, ci sono state anche tante interviste ultimamente, sono state fatte a gente normale cui chiedevano l'opinione su che cosa pensassero di questa vicenda del crocifisso. Se voi ci fate caso, la maggior parte delle persone avevano questo tipo di posizione. O erano ferocemente contro il crocifisso per dei motivi ideologici molto forti, perché laici fortemente impegnati e fortemente convinti che fosse una mossa di libertà togliere quel crocifisso dalle aule italiane, oppure c'erano persone sinceramente affezionate alla tradizione cattolica, le quali nella maggior parte dei casi difendevano il crocifisso su questa base. È vero che il crocifisso ha un valore religioso, ma può essere accettato da tutti come simbolo di valori culturali. Ditemi se non è vero che questa è la posizione della maggior parte delle persone che non erano ferocemente contro il crocifisso. Era la posizione anche del governo italiano. Cioè, come dire, che la fede cristiana è presentabile nello spazio pubblico se si spoglia della sua origine religiosa e se resta come frutto di una civiltà laica, dei valori laicamente condivisibili. Questo è l'argomento con cui il governo italiano è andato a Strasburgo a difendere il crocifisso. Il crocifisso è un simbolo di tolleranza, di pace, di fraternità, cioè di valori a cui tutti si possono ispirare. Il risultato di questa posizione è una posizione perdente. Perdente perché ha già perso in partenza. E infatti su quella posizione non ci ha creduto nessuno. L'Italia nel primo giudizio ha perso la causa. Ma perdente perché se anche avesse vinto sarebbe stata una vittoria di Pirro. Cioè avrebbe vinto la causa di mantenere il crocifisso a costo di perdere la dignità pubblica del fatto religioso. Io non ero diversa dagli altri quando ho iniziato a riflettere su questa cosa del crocifisso e mi trovavo esattamente nel mezzo di questo dilemma. Ma come facciamo a difendere di fronte alle istanze culturali diverse, a persone che la pensano diversamente, eccetera? Come facciamo a difendere una cosa che ha un'origine così marcatamente cristiana? È violenza nei loro confronti. Che cosa è cambiato a un certo punto nel mio modo di guardare questa vicenda del crocifisso? Sono cambiate tante cose, non ultimo il fatto che io guardavo questa vicenda del crocifisso attraverso gli occhi di un professore ebreo che era il più convinto di tutti i difensori del crocifisso nelle aule delle scuole pubbliche italiane. E mi domandavo, ma perché a lui, che è religioso e di una religione diversa e che è praticante, non fa violenza al crocifisso? Questo fatto mi ha costretto a cambiare lenti.
Cioè non un uso della ragione logico-razionale. C'è il crocifisso, è cristiano, ergo tutti i non cristiani ne sono violati nei loro sentimenti. Ma con gli occhi dell'esperienza vissuta, e cioè che non è vero che un uomo religioso di un'altra religione, gli ebrei, figuriamoci, che con la croce qualche problemino ce l'hanno avuto, non si sentono affatto coartati nella loro libertà religiosa dalla presenza di un crocifisso. Perché agli occhi dell'esperienza un crocifisso non impone niente. Non ti impone di dire una preghiera, non ti impone di fare un atto di culto positivo. E insieme a questo professore ho seguito tutta la seconda parte di questa vicenda che ha riguardato l'Italia. E gli argomenti che ne sono usciti sono tutti argomenti che adesso vi risparmio, casomai ve li dico per chi ne avrà la curiosità, che sono stati quelli vincenti, sono tutti argomenti nati non dagli occhi di una ragione astratta e razionalista rispetto al problema, ma dagli occhi di chi è credente, che guarda dentro la sua esperienza e riesce ad articolare in modo spendibile davanti a un'aula di un tribunale anche delle ragioni che alla fine dicono qualcosa di convincente. La posizione della Corte, che si è ribaltata rispetto a quella precedente, è dovuta a tanti fattori, ma non ultima una potenza di argomentazioni per cui a un certo punto la Corte dice: ma il crocifisso nelle aule italiane, in un contesto dove nessuno è costretto a fare un'ora di religione, dove le religioni diverse possono avere i loro spazi per ritrovarsi e fare dei raduni, delle spiegazioni, eccetera, dove c'è un clima di apprendimento critico, dove non c'è concretamente in quella situazione nessuna forma di coazione, non è violazione della libertà religiosa e della libertà di educazione. Cioè quello che è la sorgente di una ragione diversa, non è una nuova ideologia, ma è una ragione che attinge a un'esperienza di fede diversa. La seconda cosa che vi racconto, e poi dico una parola conclusiva e basta, riguarda invece un episodio che si è verificato nel mio corso, nel corso che ho fatto nel primo semestre, non quello attuale. È un corso che faccio al quarto anno ed è un corso dove insegno casi concreti sui diritti umani. Perciò tutti questi casi difficili. Devo stare più in asse con il microfono. Perciò tutti casi molto controversi. Io insegno in un'università pubblica, quindi ho tendenzialmente davanti a me il 100% dei ragazzi che sono assolutamente laici, o comunque io non so che cosa ho davanti. Quindi sono in un ambiente meraviglioso perché sono costretta a fare i conti, a parlare a un pubblico come se sempre avessi dentro il più ateo accanito che può contestarmi qualunque frase che io faccio. Per giunta, il corso è un corso molto dialogato per una serie di motivi che vi risparmio. Non è un corso in cui io faccio una lezione spiegazione, ma è un corso in cui i ragazzi studiano prima di venire a lezione e a lezione si discute e si costruisce il percorso insieme. I casi di cui abbiamo discusso quest'anno erano casi riguardanti l'evoluzione della famiglia, la questione dell'eutanasia, dell'aborto, la questione dell'obiezione di coscienza e queste della libertà religiosa, quindi tematiche piuttosto impegnative. A lezione un gruppo, una classe bellissima quest'anno, vivacissima, intelligenti, così, in cui spiccano due o tre ragazzi in particolare.
faccio un esame scritto e correggo i compiti senza sapere di chi siano, perché non mi ricordo i nomi di tutti, ho in classe tanti ragazzi, per cui è matematico che io non sappia i nomi dei miei ragazzi. Comunque ne correggo alcuni in particolare, uno mi ha colpito enormemente perché era un compito che aveva un livello di ragionamento e di capacità argomentativa molto superiore agli altri. Tanto è vero che mi insospettisco e vado a guardare in internet a vedere se per caso c'è qualche strana fonte da cui questo può aver tratto ispirazione, perché mi sembrava impossibile un livello di consapevolezza così elevato. Era un problema sul velo islamico nelle scuole svizzere. Metto un 30 con un punto interrogativo, nel senso che mi segno a questo bisogna fare un orale serio per capire se chi ho davanti. Ho davanti un genio o un farabutto, i casi sono due. Arriva, si presenta all'esame orale questo ragazzo e riconosco la faccia di uno dei migliori che avevo in classe. Allora facciamo un bello orale, sostenuto, eccetera. Questo era da 32 lode, non 30 lode, una cosa veramente notevole. Allora incomincio a parlare un po' così, chi è, cosa fa, cosa non fa, eccetera, eccetera, e mi dice il nome, niente, parliamo un po' così, poi gli metto il voto, lo saluto, lui si ferma e mi dice, beh professoressa, adesso che lei ha messo il voto e finito tutto, volevo dirle questo, sono parole sue che mi hanno molto lasciata sconvolta, dice, io credo che sono quasi alla fine di giurisprudenza, credo che valesse la pena fare questi 5 anni soltanto per questo corso. Dico, là là, cosa mai avrà trovato in questo corso così speciale? Incominciamo a parlare un po', questo che mi racconta che sta già facendo la tesi in un'altra materia, così. Prendo informazioni, chiedo un po' a qualche ragazzo che conosco, dico, lo conoscete questo, così? Mi dice, sì, certo che lo conosciamo, è il capolista della lista del collettivo di sinistra. Ho detto, bene. E chiacchieriamo un po'. Poi l'episodio finisce lì e mi resta un episodio non concluso. Perché il desiderio di non perdere il filo di interesse nato reciprocamente con questo ragazzo, per me c'era, ma nel lavoro universitario è tragico. Finito il corso, finito l'esame, non li vedi più. Ma a me dispiaceva, perché evidentemente questo ragazzo era rimasto colpito da qualcosa, così come io sono rimasta colpita dalla sua capacità di reagire, tanto più quello che ho saputo dopo, cioè che lui poteva essere lì con un pregiudizio grande come una casa, tutto il mondo sa di che parte sono, tutto il mondo sa che posizioni ho perché le prendo pubblicamente, quindi poteva essere lì a farmi la guerra, invece è stata una presenza costruttiva per lui e per me e per tutta la classe. 3 mesi dopo, cioè 2 o 3 settimane fa, è successa una cosa stranissima che non mi è mai capitata in 20 anni di insegnamento. Questo ragazzo è venuto al ricevimento e mi dice, professoressa, io le devo dire, spero che lei mi dia la tesi. E io ho detto, perché devo dare la tesi? Non stavi già facendo la tesi in un'altra materia? Mi fa, sì, ma ho detto al professore che non potevo andare avanti. E non potevo andare avanti perché avevo continuamente nella mente le lezioni che abbiamo fatto insieme quest'autunno. Io voglio fare un lavoro di questo genere. Adesso questo ragazzo sta facendo con me una tesi sui rifugiati, l'asilo politico, i rifugiati, questa materia qui che gli interessava particolarmente. A me questa cosa, questo fatto, per me è è un punto aperto, perché è un fatto totalmente anomalo rispetto alla vita accademica normale, soprattutto totalmente anomalo rispetto al mio percorso accademico. Io insegno diritto pubblico, diritto costituzionale da circa 20 anni, ma mai mi è successa una cosa di questo genere. Perché proprio adesso, proprio in coincidenza
con una riscoperta totalmente nuova di che cosa può essere la fede, mi succede di riuscire a parlare con un ragazzo che ha idee totalmente opposte in un modo interessante per lui. Io non so dirvi qual è il passaggio logico per cui questa cosa è successa. Quello che vi posso dire però, e su questo concludo, è che a differenza di molte altre situazioni in cui, come dire, il mio esporre pubblicamente la mia fede era animato come da una preoccupazione ideologica, in questo caso, e sempre di più, io mi rendo conto che essere in quell'ambiente così laico, così pieno di domande, di dubbi, di sfide, di ombre che mi vengono sollevate rispetto a certe posizioni, è qualcosa di cui io ho bisogno per me. Quelle ore di lezione con dei ragazzi che io non so che cosa pensano, sono qualcosa di fondamentale per me, perché senza la loro posizione che vuole capire, che solleva le obiezioni, che sono le obiezioni che avrei anche dentro di me, ma che io reprimo prima ancora di aver tirato fuori, io non potrei fare nessun passo di certezza nel mio percorso di fede. Cioè, di quella verifica nella realtà sono io che ho bisogno, è la mia fede che ha bisogno. Non so dove porterà il percorso con questo ragazzo, con gli altri ragazzi che incontro o negli incontri pubblici che faccio, non lo so, probabilmente questo ragazzo resterà del collettivo. Ma per me vedere che c'è qualcosa che umanamente ci unisce, due persone che hanno due posizioni culturali antitetiche fino al punto da cercarsi in questo modo, è qualcosa che io ritengo che sia per me una grazia, è qualcosa di cui io sento di avere bisogno. Allora, intelligenza della fede, intelligenza della realtà è innanzitutto qualcosa che dice del mio percorso, prima ancora che della mia capacità di raggiungere chiunque altro. Grazie. Ringrazio la professoressa Cartabia per aver accolto questa sfida con semplicità e anche con acutezza, insomma, la sfida di un racconto appunto in prima persona di quello che, ripeto ancora, è un'esperienza, è un tentativo. E anche per questo mi pare giusto che ci sia lo spazio per domande, per interloquire, per chiedere. Il primo impegno che la professoressa ha è la messa di domenica, quindi possiamo star qui anche prenderci il tempo che serve, poi magari non lo usiamo tutto. Quindi io chiedo proprio, prego, c'è un microfono. L'ultima esperienza raccontata dalla professoressa mi ha fatto pensare anche altre cose, ma mi fermo sull'ultima. Perché davanti a tante circostanze e considerazioni, anche avendo sentito altre cose, letto sui giornali, eccetera, ho maturato l'idea, ma non soltanto io, che l'identità si rafforza nel confronto con chi ha diversa identità. Quindi la sua esperienza, il fatto che il ragazzo di sinistra avesse presumibilmente idee antitetiche alle sue, diciamo presumibilmente perché poi non sappiamo, questo però è chiaro che ha rafforzato il ripensamento in lei
riguardo certe posizioni come potrebbe farlo per me o per chiunque altro, e questo ci dovrebbe suggerire un atteggiamento anche di fronte alla realtà storica del nostro tempo, che non è una deduzione semplicistica, cioè dobbiamo accettare tutti gli immigrati eccetera, però è anche vero che da sempre la storia ha dimostrato che il confronto tra diverse culture è stato fecondo. Ecco, quindi poi un'altra cosa in base a questa considerazione a me veniva in mente: ma qual è il limite fra ideologia e convinzione maturata su un ripensamento personale anche in base alla propria cultura eccetera? Perché a volte certe posizioni sono scopertamente ideologiche, a volte però non saprei se definirle tali, perché sono maturate su convinzioni, su esperienze di vita. Per esempio anche quello che lei diceva del crocefisso, io l'ho pensato forse in altri termini meno rigidi, cioè è chiaro che prima di tutto il crocefisso non deve disturbare nessuno, appunto come diceva lei, in una società che non impone un tipo di religione, perché appunto la religione non è obbligatoria nelle scuole eccetera, ma poi e quindi non fa violenza. Un'altra considerazione che però io ho sempre fatto o da tempo faccio è che il crocifisso però effettivamente è un simbolo culturale e noi dobbiamo essere fieri. Anche io sono credente e quindi per me ha tanti significati, però ammetto che ci troviamo di fronte a un mondo prevalentemente laicista, non laico, laicista, e quindi potrebbe non avere un significato religioso. Ma trovo che sia importantissimo che permangano dei significati culturali. Anche io ho fatto l'insegnante tanti anni, anche perché insomma tutta la letteratura, la storia dell'arte, eccetera, si fonda su messaggi che sono nel profondo cristiani, e tra l'altro ho spesso toccato con mano nei licei che l'ignoranza delle nuove generazioni, piuttosto vistosa in materia di fede, non permette neanche di veicolare certe realtà culturali che sono importanti. Quindi voglio dire, il crocefisso allora non mi pare che sia una posizione ideologica, domando a lei. Sostenere che comunque prima di tutto non fa violenza, è chiaro, che abbia una valenza culturale per chi non è religioso, per chi non è credente, una valenza culturale che va rispettata. Sì, sì, sottoscriverei il suo intervento parola per parola, e se non volevo generare l'equivoco di dire che il crocifisso o comunque la cristianità ha generato una civiltà, una cultura. La ragione per cui mi è sembrata riduttiva la posizione del governo italiano sulla vicenda del crocifisso e quella sostenuta da tante persone è perché elide l'origine religiosa. Ma io sono assolutamente d'accordo con lei che c'è che tutta la vicenda proprio anche delle radici cristiane dell'Europa, eccetera. Anche chi partisse soltanto dai frutti culturali, artistici, eccetera, non può negare che da quell'origine, che però è un'origine che ha una sua valenza specifica, che è religiosa, è da lì che è nato tutto quello che è nato nel continente europeo e direi nell'Occidente. Come tentativo. Il motivo per cui a me non convince quell'argomento è che di nuovo comporta una riduzione. Per poterlo rendere accettabile a tutti dobbiamo dire che è solo culturale. Non è così. Io l'anno scorso ho passato un anno intero in un edificio che aveva la mezuzà sulla porta, perché era una cosa fatta e finanziata dagli ebrei. Questo non mi ha disturbato neanche un minuto, ma non è che perché io vedevo un aspetto culturale o folcloristico in questo, ma perché profondamente riconoscevo che aveva una valenza religiosa nella quale
non mi riconoscevo come credente ebreo, ma che poteva dire qualcosa anche a me, che pur appartengo a un'identità diversa. Così come l'altro aspetto che lei ha detto mi piace moltissimo, cioè questo leggere l'epoca contemporanea come un'epoca ricca di possibilità. Questo per me è una conquista. Cioè, mentre tutto questo sconvolgimento epocale della nostra cultura, queste grandi migrazioni, queste trasformazioni in senso secolarista della società, eccetera, mi terrorizzavano, e uno se ne accorge quando pensa ai suoi figli. Quante volte capita di scambiare delle opinioni con genitori che dicono il mondo in cui vivranno i nostri figli cosa sarà? E a un certo punto io mi sono resa conto che questa cosa non mi faceva nessuna paura, né per me né per loro, perché era diventata una risorsa per me, una possibilità. Cioè anche l'ombra, anche l'obiezione, anche il cambiamento che non sai dove ti porta, puoi guardarlo con fiducia se tu dentro la realtà hai imparato a riconoscere una presenza che salva quella realtà. Questa per me è stata un'altra delle grandi sorprese. Quello di un cambiamento di sguardo sulla giornata e su quello che mi attende. Ma non è un cambiamento perché di colpo prima ero pessimista, adesso sono ottimista, prima avevo un carattere malinconico, adesso ce l'ho più gioioso. Ma è proprio un problema di un cambiamento di fede, cioè che io di colpo dentro quella realtà ho trovato qualcosa che non mi aspettavo e l'ho ritrovata e l'ho riconosciuta, e questo ti cambia il modo appunto con cui guardi alle cose che avvengono e che rompono tutti gli schemi, ma rompere lo schema non ti destabilizza, è una potenzialità in più. Scusi, volevo chiedere una cosa. Lei ha parlato di un modo nuovo di intendere la fede e poi ha detto che questo nuovo modo che ha scoperto l'ha resa capace di essere più vera, quindi incontrare delle persone anche con posizioni diverse nei confronti della vita, e una capacità di giudizio più adeguata alla realtà. E faceva l'esempio di tutti i temi di confine che come esperta di diritto deve affrontare, no? Dall'eutanasia ai diritti umani, cioè tutto. Siccome questi temi tutto sommato sono temi che in maniera, come dire, magari più cioè meno diretta, ma ci troviamo tutti nella vita di ogni giorno ad affrontare, cioè basta guardare il telegiornale la mattina, oppure guardare i titoli dei giornali della mattina, oppure insomma nella vita comune di tutti i giorni, al limite basta che succeda un qualche cosa che rompe l'abitudine e lo schema, perché succede un evento forte su cui sei portato a dare un giudizio, capisci che subito che puoi giudicare in un modo o in un altro, no? A seconda di qual è il punto di partenza. Questa cosa poi si esprime anche in una visione del diritto. Volevo chiederle questo: come questa posizione di fede nuova l'ha resa più adeguata e più capace di giudicare un tema che mi interessa particolarmente, il tema dei diritti umani? Perché anche sul tema dei diritti umani è veramente qui si dice il campo delle 100 pertiche, no? Diventa una situazione molto complessa, dagli slavici che non riconoscono la dichiarazione dei diritti dell'uomo, il concetto di diritti umani che hanno i radicali, per esempio. Cioè, come l'ha resa più capace di giudizio su un tema di questo genere? Qui è andata lei su un terreno molto pericoloso, perché è il mio terreno di studio degli ultimi anni, quindi rischio di fare una risposta che diventa una lezione, quindi fermatemi, esatto, fermatevi, cercherò di essere super sintetica e le dico rapidamente il mio percorso e gli esiti a cui sono arrivata, proprio liofilizzati, ecco, non in pillole, meno ancora. Il terreno dei diritti umani su di me ha sempre suscitato una grandissima attrattiva, perché mi è sembrato sempre il modo di studiare il diritto per guardare alla situazione umana.
cioè di oltrepassare quell'arido tecnicismo della mia disciplina e vederne la capacità di servizio proprio all'essere umano, di difesa dell'uomo, delle sue istanze. Se non che, a un certo punto, sotto la bandiera dei diritti umani, sono incominciate a comparire delle cose sconcertanti, perché a parte queste più gravi, come appunto il diritto a morire, il diritto a non nascere, sto utilizzando parole dei tribunali, il diritto ad avere un figlio e così via, sono comparse anche delle cose totalmente futili. Il diritto al tatuaggio, il diritto al proprio abbigliamento, cioè delle cose, un uso a dir poco inflazionato della parola. Per cui il mio percorso è stato da un'attrattiva un po' irrazionale verso la vicenda, anche perché comunque i diritti umani sono nati dopo il totalitarismo, insomma, per rimettere la persona al centro della vita giuridica, a un senso di disillusione assoluta per cui mi ritrovavo a dire ma no, non si può più difendere questa categoria dei diritti umani. Il mio percorso è stato che a un certo punto, anziché guardare con una pregiudiziale diffidenza tutto questa nuova ondata di diritti umani, ho incominciato a cercare di capire quale fosse l'origine per cui tutto viene formulato in termini di diritti. E dietro c'è un'aspirazione buona che a un certo punto subisce una distorsione un po' utopistica, che è quello, diciamo così, di chiedere al diritto la realizzazione di desideri e di bisogni che magari sono anche autentici, ma che uno il diritto non ti può dare, secondo che a loro volta pescano in un desiderio di giustizia o di felicità che nessuno strumento umano ti può dare. Per cui a un certo punto mi è risultato chiaro che c'è un equivoco enorme in tutta questa faccenda dei diritti umani ed è più diritti per avere più giustizia. Questa equazione, che è sottintesa tutta questa moltiplicazione dei diritti a cui lei faceva cenno, semplicemente non funziona, non è così. Perché la giustizia non è semplicemente una misura dilatata dei diritti, è un'esigenza infinita, cioè è qualcosa che è incommensurabile rispetto alla misura dei diritti. Per questo ho potuto scrivere di questa materia dei diritti umani, salvandone l'uso contro, come dire, la capacità di proteggere la persona contro l'uso arbitrario del potere e criticando durissimamente questa ultima degenerazione che illude. È veramente l'ultima utopia, quella dei diritti umani. Se voi ci pensate, sorge quando crollano le utopie del marxismo e del mercantilismo, del capitalismo. L'ultima utopia perché genera l'illusione che attraverso una moltiplicazione di diritti oppure di diritti assoluti si possa rendere il mondo più giusto. Mentre l'origine da cui nasce questa degenerazione è un'origine infinita, che non può essere colmata semplicemente in termini di misura, di quantità maggiore di diritti. Basta, se no vado avanti per un anno. Quindi dopo gli esempi un altro corso li facciamo. Non so se è sufficiente per capire o non... Vuole proseguire? In termini positivi, tutti i diritti che esistevano e che esistono nelle carte scritte
salvo quelli che nascono da due matrici particolari, che sono il diritto all'autodeterminazione e il diritto alla non discriminazione. Perché per una strana cosa che vi spiegherò, che spiego ai miei ragazzi in un corso intero, lì c'è l'illusione. Cioè tutto quello che sono diritti che nascono dalla libera scelta, per esempio tutto il tema del gender è una cosa, è un inganno senza fine, perché parte dall'idea che l'identità della persona non è data, ma è frutto di una libera scelta, e che questa libera scelta non deve essere discriminata rispetto a nulla. Per cui, quando voi sentite la parola genere, voi sentite qualcosa che non ha niente a che vedere con l'identità sessuale, ma che ha a che vedere col fatto che oggi mi sento donna, mi comporto da donna, domani mi sento uomo, mi comporto da uomo e vado all'ufficio dell'anagrafe e faccio anche cambiare, rettificare il sesso anagrafico. Allora, questo tipo di diritti che nascono da una combinazione ipostatizzata della autodeterminazione, io sono ciò che voglio essere, insieme al fatto che tu, ordinamento, non devi discriminare le mie scelte, questo tipo di nuovi, i diritti che nascono da questo tipo di matrice sono quelli dove più si generano le illusioni, che secondo me a un certo punto si riveleranno proprio contro la persona umana. Mentre tutti i diritti classici, dai diritti di libertà, i diritti economici, sociali, eccetera, con delle cautele diverse, però sono diritti che hanno tutti una loro ragion d'essere. Non come strumenti che garantiscano nulla, ma che possono aiutare a un miglioramento delle condizioni di vita. Tanto è vero che quei vecchi diritti nascono tutti con delle limitazioni, cioè possono sempre subire limitazioni in nome del bene comune, non sono mai assoluti. Io la ringrazio perché ho sentito una parola che vivo frequentemente nell'esperienza che faccio, la parola imbarazzo. Quando lei diceva che un sintomo di questa separazione tra ragione e fede è l'imbarazzo. L'imbarazzo che si prova in tanti ambienti in cui uno si trova. E lì io, quando provo l'imbarazzo, penso sempre che la mentalità dominante ha vinto in me. Perché se il fatto che io mi debba giustificare per quella che sono, per quello che ho incontrato, è già il sintomo di questa, cioè che ha vinto una mentalità, è proprio, è secondo me, il segno più evidente, non nessun altro, perché mi attaccano per le mie idee o che cosa, ma per l'imbarazzo che provo. E mi chiedo sempre, ma perché in fin dei conti io devo sempre giustificarmi o portare mille ragioni rispetto a quello che io vivo, rispetto a quello che io penso? È proprio il sintomo di questa mentalità che ha vinto. E che cosa mi aiuta, per cui magari se lei riprende questa parte qui, che cosa l'aiuta a lei? È proprio il pensare che l'esperienza della fede è la cosa più bella che mi è capitata, che quindi è l'esperienza più bella che può capitare anche a un'altra persona, e che quello che io porto non è qualcosa che divide, per cui io devo sentirmi in imbarazzo, giustificarmi. Però è una cosa che, cioè, mi ha fatto piacere sentire che lei usasse questa parola. È così. Ma mi è venuto in mente questa cosa. Quando lei ha detto che la fede è un fatto di ragione, no? Riconoscere qualcosa che c'è ed è diverso da qualunque cosa è capitata nella vita. Mi è venuto in mente una rivalutazione, cioè mi sembra una grande rivalutazione di San Tommaso, non so se ho capito giusto, perché mi è venuto in mente una cosa che il Papa Giovanni Paolo II aveva detto un bel po' di anni fa, proprio su questa figura di San Tommaso, proprio il giorno in cui, dopo Pasqua, adesso non so quando c'è quel Vangelo lì, però mi sembrava, mi è venuto proprio quando la stava dicendo, mi è venuto in mente questa cosa, mi sembrava che questo poteva essere la cosa interessante, che per quel ragazzo lì che poi ha voluto fare la tesi con lei. Grazie.
senza nessuna pressione, appunto invito magari, se è d'accordo, a raccogliere gli interventi, poi una risposta tipo Radio Radicale. Quel Vangelo lì c'è sempre, questo qui è il mio ramo, quindi devo dare il mio modestissimo contributo, è la seconda domenica di Pasqua, quella che è la domenica anche della Divina Misericordia, in cui quest'anno sarà peraltro beatificato Giovanni Paolo II, cadendo quest'anno, questa domenica, il 1° maggio. Allora, io volevo tornare sulla sua esperienza di insegnante, essendo io anch'io insegnante, insegno matematica in un istituto tecnico. Volevo chiederle questo, già un po' ne ha parlato, ma se potesse darmi qualche ulteriore, come lei sfida la ragione dei suoi alunni? Cioè, in che modo lei li introduce a un uso della ragione o a custodire la ragione, non riducendola a un congegno raziocinante o logico-deduttivo, ma invece a qualcosa di più ampio, di più grande? Lei ha scoperto la vera natura della ragione scoprendo la vera natura della fede. Le due cose necessariamente devono andare insieme? La sfida va posta anche a questo livello? Poi, che esperienza è per lei constatare che la sfida che lei pone non è stata colta o non è stata raccolta? Non so se sono stato chiaro. C'è qualcos'altro? Questo è tosto. Lei all'inizio ha detto che la sua esperienza di fede è stata connotata dal cristianesimo, un'esperienza in cui ha fatto tutti i sacramenti, però ha avuto una concezione poi del cattolicesimo sostanzialmente moralista, con un insieme di regole. Posso dire la stessa cosa un po' anche della mia formazione. Quanto quindi, da una parte sicuramente il laicismo con un uso razionalista ridotto della ragione ha influito in questo, ma quanto anche dall'altro lato una certa storia di Chiesa, anche la Chiesa non ha valorizzato sufficientemente la ragione per quello che è, cioè la trascuratezza dell'umano sostanzialmente. L'ultimo, se c'è. C'è. Ma io ho avuto un'esperienza giovanile a Collegio Gaglio, e lì ho avuto dei professori che hanno puntato molto sullo sviluppo della propria autonomia nel giudizio, e questo è quello che ha segnato poi tutta la mia vita. Ho anche conosciuto un prete durante degli esercizi spirituali che si facevano 3 giorni all'anno dei tempi, nell'epoca del liceo, e anche questo mi aveva aiutato molto a creare il senso del dialogo. E poi, andato all'università, mi sono trovato, c'era l'amico libertino, quell'altro monarchico, quell'altro presidente dei giovani comunisti, io andavo a messa tutti i giorni, si parlava, c'era molto dialogo, ognuno manteneva le sue posizioni, non veniva fuori il discorso perché tu vai a messa o perché sei nel Partito Comunista. Secondo me oggi si è persa questa possibilità di rispettare, di parlare e di rispettare gli altri, e forse lei, in quel ragazzo, ha avuto un'occasione in più di parlare con una persona che la poteva pensare veramente in modo diverso dal suo, e lui lo stesso. E lì viene veramente fuori il massimo
del bello nel dialogo, nel, ecco. Grazie. Così, un'idea che mi è venuta. Grazie. Grazie. No, sicuramente, io vado, c'era qualcosa da aggiungere? No, no. Volevi dire qualcosa? La scuola regionale è la grande scuola cattolica di Como. Avevo intuito, sì. La più vecchia, okay. Scuola cattolica, appena fatti 400 anni. Caspita. No, questo è sicuramente vero, perché uno degli effetti, parto dall'ultima domanda, di quella separazione che dicevamo prima, è che c'è un po' una tendenza a una chiusura, a parte il fatto che le identità si manifestano, ci sono meno identità nette rispetto a quelle che lei descriveva, ma anche quando c'è una tendenza a chiudersi in circoli omogenei a parlare, il che è noiosissimo, perché si dicono tutti più o meno le stesse cose, le cose che ci si aspetta che l'altro condivida già in partenza, quindi è sicuramente vero che c'è una tendenza generale di questo tipo, ma sono le domande precedenti che mi suscitano, diciamo, potrebbero essere dei motivi di riflessione autonomi per un'intera serata. Anche qui non ho la pretesa di una risposta completa, ma semplicemente di condividere quello che io vivo. Come faccio con i ragazzi? Io non lo so se questo è legato alla materia che io insegno, se si presta anche per un insegnante di matematica, questo non lo so. Credo che, così come è stata per me una scoperta a partire dal diritto, che per come mi era stato insegnato sembrava la cosa più tecnica del mondo, suppongo che possa essere possibile per tutti quanti. Quando parliamo di sfidare la ragione attraverso il lavoro dell'insegnante, per me è sempre più chiaro che non è spostare i ragazzi su un terreno pur nobile e interessante, ma a lato di quello che faccio, ma dentro quello che faccio. Quindi non è mai, come dire, un vabbè, risolviamo velocemente i nostri problemi giuridici e poi parliamo delle cose veramente interessanti. No, la lezione è di diritto, ed è di diritto dal primo minuto al 90° minuto, se faccio un'ora e mezza di fila o quello che sia. E questo è importante, perché io stessa, quello che sopporto sempre meno è, diciamo, i mestieri incrociati. Così come mi posso godere fino in fondo la predica fatta dall'altare la domenica, tanto mi è insopportabile se io vado a sentire una conferenza di letteratura e sento una predica anziché parlare di letteratura. Tanto mi è insopportabile quando io ho la tentazione di fare la predica anziché di fare la lezione di diritto. Per cui la prima cosa per me da mettere in chiaro è questa, cioè è all'interno del mio lavoro che è questa possibilità di sfidare la ragione dei ragazzi e la mia. Secondo, è sempre un percorso in cui sfido loro e sfido me. Non è qualcosa di strategico che io metto in campo perché adesso so come sfidare i ragazzi. Li sfido se parlo di qualcosa che è un punto aperto anche per me. Terzo, come? Non lo so. Ma sicuramente posso registrare di nuovo, come esito più che come strategia, che io ho cambiato modo di insegnare. Come accennavo prima, parlo molto poco e faccio molte domande. Questo io non lo so se lo può fare un insegnante di matematica, perché se un insegnante non mi spiega i passaggi delle cose, io non lo so se è possibile. Nel mio lavoro, con quelli del quarto anno più che con quelli del primo,
è molto possibile fare questo. Ma anche col primo anno, dove non posso farlo ai livelli estremi che uso con gli altri, comunque l'esplicitare la domanda, il fare la domanda, è molto più utile che fornire la risposta. O meglio, la risposta senza che sia uscita la domanda è totalmente inutile. E a volte è più utile una domanda anche far uscire la domanda di cui non sono neanche sicurissima. Però al mio livello penso che la sfida maggiore sia aiutarli a non aver paura di farsi domande. Se poi questo li conduce alle domande ultime, io non lo so. Sinceramente non lo so, ma non vedo altra strada. In fondo non è una mia preoccupazione quella che mi vengano a esplicitare quel punto lì. Però l'episodio di quel ragazzo mi ha colpito, perché è tornato dopo mesi, quindi mi ha fatto pensare che qualcosa che colpisce veramente l'interesse umano può maturare in tempi che noi non sappiamo quali sono. Io non... dipende poi che rapporto nasce. Con alcuni di loro mi è capitato di invitarli anche a dei gesti del movimento di comunione e liberazione, perché il rapporto è arrivato a un livello tale per cui non era una forzatura farlo. Con molti altri no, con molti altri resterà soltanto il momento del corso come punto in cui c'è stata l'occasione di rapporto, e che cosa porterà io questo non lo posso sapere, però diciamo che per adesso quello che io capisco è che è molto utile questo livello di imparare insieme a non aver paura a farsi le domande sulle questioni che dobbiamo studiare e che dobbiamo affrontare insieme. In questo senso, anche alla domanda che responsabilità ha la Chiesa, che è stata fatta prima, sicuramente è una grande responsabilità, perché io questo tipo di capacità di andare a fondo delle mie domande umane l'ho scoperto solo molto tempo dopo. Cioè non era parte dell'educazione. Mi veniva in mente quella famosissima frase di Eliot: l'uomo che ha abbandonato la Chiesa o la Chiesa che ha abbandonato l'uomo. A cui Don Giustani rispose tutte e due, facendo venire i brividi a tutto il mondo. Perché sicuramente, appunto, la fede che era stata trasmessa a me era una fede ridotta che alimentava questa spaccatura, anziché permettere di viverla, di scoprire la fede dall'interno di un percorso umano. Però la cosa interessante è che c'è qualche parte nel mondo dove questo è possibile. Basta. Non c'è niente da chiudere, perché la riflessione, le risposte, gli esempi, la testimonianza della professoressa Cartabia personalmente mi fa andare a casa convinto che la questione del rapporto fede-ragione non è il problema di una teoria che si chiude, come magari qualche volta ho la tentazione di fare quando per mestiere insegno queste cose, ma è proprio uno spalancarsi, non è un teorema che si chiude, ma è una vita che si spalanca, insomma, come sfida, come domanda, come tentativo. La ringrazio perché, ripeto, ha accolto e onorato oltre ogni legittima e illegittima attesa questa sfida di raccontare questa esperienza di fede e ragione che sfidano la realtà in presa diretta, a partire da quello che vive, con esempi proprio anche per me personalmente illuminanti e anche provocanti. Chiudo dandovi qualche avviso velocissimo, diciamo due. Il primo è il prossimo incontro che faremo per questa serie di tre incontri, è l'11 aprile, lunedì 11 aprile,
sempre qui in biblioteca alle 21, il tema Uomini e Storia è il tema dei cristiani perseguitati con il missionario Piero Gheddo e l'inviato del giornale Mica Lessin. Ci sarà anche la proiezione di un documentario fatto dallo stesso Mica Lessin e da Monica Maggioni sui cristiani in Iraq. Lunedì 11 aprile, ripeto. Abbiamo parlato, ho parlato prima volentieri di questo libro per il trentesimo del Centro Culturale che, diciamo, ha il valore di documentare un'attività, ma per tutta una serie di di interventi anche integralmente raccolti ha un valore, direi, di per sé. Lo potete guardare e speriamo anche acquistare all'uscita, tenendo conto che quello che si ricaverà da questi testi andrà in favore della Chiesa in Turchia, questo in memoria di Monsignor Luigi Padovese, che abbiamo avuto ospite del Centro Culturale, che ricordo proprio con commozione e affetto, e in aiuto anche al Centro d'Aiuto alla Vita di Como per una mamma in difficoltà. Per ogni informazione ed eventualmente per l'iscrizione al Centro Culturale, sempre uscendo trovate ogni informazione e quanto serve al banchetto. Di nuovo grazie e buonanotte.